Siamo con coach Paternoster, di nuovo complimenti per questa partita 95 a 72 contro il Lanciano. Dopo un primo tempo diciamo bruttino, 42 punti subiti, poi terzo e quarto non c'è stata storia. Massimo, a me mi viene da ridere, sai perché? Perché veramente, io l'ho detto in settimana, noi vi abbiamo abituato, ma molto molto bene, nel senso, non era una polemica la mia. Lo so, però i 42 punti di Lanciano ci stanno. Lanciano, l'ho detto in settimana e l'ha dimostrato stasera, Lanciano prima di stasera aveva perso in tutto il campionato due partite, è una buona squadra, quindi è chiaro che non si può ammazzare tra virgolette una partita nel primo quarto, nel secondo quarto. L'ho detto che sarebbe stata una partita difficile, così come lo è stato. Va dato atto però ai miei ragazzi che stasera sono stati secondo me tutti bravissimi dal primo all'ultimo, perché anche stasera purtroppo voi non siamo fortunati, l'infortunio a Buono ci ha condizionato tantissimo, perché avevamo Roberto Marulli con tre falli al dodicesimo, tredicesimo minuto, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Siamo stati molto bravi sicuramente a mettere a posto un po' di situazioni tattiche nello spogliatoio. Terzo e quarto abbiamo preso moltissima energia in difesa, abbiamo sicuramente preso molti più rimbalzi di loro e abbiamo sicuramente ancora una volta espresso un bel basket, un basket che anche stasera ha prodotto 95 punti. Questo mi inorgoglisce tantissimo, che ti ripeto, siamo la squadra che fa più canestro in tutta la DNB italiana. E abbiamo anche il capocannoniere Serino, anche questa sera 29 punti, dopo la pausa di domenica scorsa, questa sera è ritornato. Stasera gli ho chiesto scusa io con l'abbraccio, domenica scorsa ha fatto un gesto strepitoso andando dai tifosi e chiedendo scusa, non ce n'era bisogno perché la giornata ne era poca. Detto questo, i complimenti erano d'obbligo, è ovvio che si è visto un gran basket, soprattutto in attacco. Abbiamo rivisto la squadra che aveva avuto una pausa diciamo a Venafra domenica scorsa. E c'è da dire una cosa che la dico io, tu non l'hai detta, c'erano stati in settimana diversi problemini sia per Marulli sia per Serino e anche per Romano, e non potevano essere al 100%, mi sono sembrati che siano andati bene e questo va bene. La classifica io continuo a guardarla, dice Agropoli e Scafati 16, e guarda un po' domenica prossima Scafati Agropoli. Ti dico, finalmente arriva Scafati, te lo dico perché, sai perché te lo dico? Perché ormai erano già 3-4 settimane che la gente e qualcun altro anche a noi molto vicino ci parlava sempre di questa partita di Scafati. Allora oggi posso dire finalmente arriva Scafati, sai perché? Perché per noi è un gran motivo di orgoglio, ecco, essere temuti da Scafati. Scafati ha una grandissima tradizione, un grande allenatore, un grande ambiente, quindi per noi che siamo solo al terzo anno di DNB, andare domenica a Scafati e sapere che in ogni caso Scafati per vincerla domenica prossima deve sicuramente fare una grande partita, è grande motivo di orgoglio. Quindi noi ora ti dico da allenato, ti dico finalmente arriva Scafati, finalmente domenica giochiamo con Scafati. Continuiamo però, ti ripeto, continua a non guardare la classifica, un'idea completa, totale l'avremo sicuramente alla fine del girone di andata, perché ora ci rimane ancora Scafati, Biceglie e Maddaloni, che sono secondo me due buone squadre. Scafati è nettamente superiore, come ti ripeto, il miglior roster del nostro girone. Questo torniamo è un dato per un attimo alla partita di questa sera. Alla fine del terzo quarto l'Agropoli aveva mi pare 10 punti di vantaggio, mancavano 23 secondi, Marulli in panchina con 4 falli, tu l'hai messo dentro e ha fatto una tripla. Sì. Io l'avevo detto, se mette dentro Marulli è perché gli disegna un'azione per fargliela concludere. Ti faccio i complimenti perché l'hai fatto bene ed è andata benissimo, però è vero che l'avevi prevista quell'azione così, poi è andata bene, chiaro, poteva anche sbagliare il tiro, però può anche sbagliare il tiro. No, io l'ho detto chiaramente a Roberto, Robby ti metto, mettimi, devi tirare da tre e fare canestro da tre, Roberto l'ha fatto, e questo è perché c'è una grande, non solo un grande rispetto, siamo veramente, tu lo sai, siamo un bellissimo gruppo, quindi è un gruppo in cui veramente ci sentiamo parte di una grandissima famiglia, quindi sono quelle sensazioni, quegli attimi appunto che bisogna cogliere. In quell'attimo l'ho visto, ho detto vai Robè, segna la tripla.
Un'ultima, è buono, io ho parlato con il padre che sappiamo è ortopedico, pare che sia solo una contrattura, speriamo non sia nulla di grave perché potrebbe essere metà. Un'ultima domanda che chiedono anche i tifosi in giro, ma l'Agropoli sta pensando di prendere un altro giocatore per sostituire Spinelli, perché pare che Spinelli non rientri presto purtroppo e pare che ci sia qualcosa in vista oppure no, se si può dire, sì. No, non si può dire, la nostra forza fino alla sesta giornata, finché c'era Antonio, come hai visto, la nostra forza era anche il fatto di poter giocare in nove, ruotare in nove giocatori. Senza Antonio Spinelli è chiaro che c'è un giocatore in meno. Sarebbe importante aggiungere, secondo me, un altro giovane, perché ci teniamo ancora una volta a puntare sui giovani, e quindi spero che la società, il presidente, faccia un ulteriore sforzo, piccolo sforzo, per aggiungere un altro under a questa squadra composta già da molti under. Mi piacerebbe schierare un quintetto di tutti under, è un mio sogno. Ci siamo andati vicino per diverse volte. Chissà il presidente non ci fa un regalo prima di Scafati. Grazie a coach Paternoster e in bocca al lupo. Grazie a voi.